Dottor Lorenz, secondo anno che la Val di Fassa torna ad ospitare il Genoa, finora è stato un matrimonio che ha funzionato. Sì, siamo fieri e orgogliosi di poter ospitare il Genoa, anche perché andiamo a fidelizzare quel che è già i nostri ospiti liguri e genovesi che sono venuti negli anni scorsi. Ad ora andiamo a fidelizzare, andiamo a rafforzare quel che è l'amicizia che abbiamo nei confronti di tutti gli ospiti liguri e genovesi in questo caso. La tifoseria genovese l'anno scorso nel ritiro è stata molto numerosa, speriamo che quest'anno possano essercene ancora di più. Si parte da quanto di buono fatto l'anno scorso, quindi, ma ci saranno novità in questo anno? No, novità no, noi siamo pronti comunque a preparare i servizi nel miglior modo possibile, di modo che la squadra possa essere ospitata nel miglior modo possibile, con tanta ospitalità da parte di tutti quanti. La Valle è pronta, i tifosi genovesi sono tifosi responsabili e civili rispetto magari a altre situazioni, dunque noi siamo veramente fieri e orgogliosi di poterlo fare. Siamo con Ivano Romin, direttore generale di Axpo e Palsy Energia. Siamo al giro di boa di questo primo anno con il Genoa. Il vostro sponsor è comparso in tutti i maggiori stadi italiani e direi che ha anche coronato delle imprese, delle bellissime partite del Genoa. Quindi intanto un vostro resoconto, il piacere di aver fatto parte di questa avventura quest'anno. Ne siamo estremamente soddisfatti, ovviamente anche la stagione è stata positiva, ce l'auguravamo, non era scontato, quindi è stato un grandissimo risultato della squadra, del Genoa, e anche per noi ne abbiamo avuto un ritorno decisamente positivo. L'entrata del calcio, come dicevo con i vostri colleghi, inizialmente è stata molto ponderata. Abbiamo deciso quest'anno di entrare con due società diametralmente opposte, no? Un outsider come il Monza, che era secondo la seconda stagione in Serie A, e una squadra invece storica come il Genoa, che quest'anno abbiamo avuto anche la fortuna di accompagnare per i 130 anni. E questo è stato veramente una cosa estremamente esaltante per noi, e ne abbiamo un ritorno e siamo soprattutto lieti di poterla proseguire anche per il prossimo anno. Avete fatto anche tanti eventi, per esempio mi ricordo al Museo del Genoa c'è stato per diverse settimane un vostro stand, ma anche nei punti vendita, negli store del Genoa. Anche da questo punto di vista la sinergia penso che si possa dire essere stata molto positiva. Assolutamente, il nostro impegno è continuo, così come devo dire la disponibilità da parte della società calcio del Genoa è veramente una collaborazione estremamente soddisfacente, ne siamo contenti, ne siamo lieti ed è il motivo per cui siamo assolutamente fiduciosi anche per il prossimo futuro. Ecco, cosa riserverà il futuro tra Palsy e Genoa? Beh, noi continueremo a spingere il nostro brand e soprattutto anche il valore di questa partnership tra le due società. Sono due società entrambe centenarie, noi ci auguriamo di poter continuare a legare al territorio, a Genova, alla Liguria. Non dimentichiamo che come brand Palsy saremo anche sponsor di numerosi altri eventi sulla città. E questo per noi rappresenta un veicolo formidabile, il calcio di suo raggiunge milioni di persone, milioni di tifosi, e poi la tifoseria del Genoa è probabilmente unica in tutto il territorio nazionale.